Noi siamo la Scienza Quatta. Brevemente, chi ci conosce può alzare la mano. Qualcuno? Bene. Qualche ragazzo? Ok. Potete andare a visitare, adesso vi faccio vedere brevemente i nostri contatti. È, in poche parole, un progetto di divulgazione scientifica, quindi per la divulgazione scientifica in maniera coatta e quindi banalmente in romanesco, per avvicinare ovviamente chiunque, anche me, che sono Roberta, e a queste tematiche, quindi per renderle meno polverose, diciamo, in un certo senso, come figure, soprattutto le ricercatrici, le scienziate e anche i maschi, in questo caso, del passato. Quindi per farceli conoscere in maniera un po' più alla mano, diciamo alla portata di tutti, ma soprattutto per far capire che quello che spingeva i ricercatori e gli scienziati anche in passato a diventare anche ingegneri, ma scienziati in generale, era anche un po' di coattanza. Volevano un po' di prepotenza, andare a capire perché una cosa funzionasse in quel modo piuttosto che in un altro. E quindi sì, la motivazione, eccetera, eccetera, ma anche le stesse donne che hanno parlato fino adesso un po' coatte, anche se non vogliono ammetterlo, un po' coatte sono, diciamocelo. Quindi tanto brave, tanto belle, tanto intelligenti, eppure un po' coattelle però. Il progetto, oh. Ah sì, eccoci qua. No, io sono Roberta dell'associazione Tavola Rotonda, in seno alla quale è nato il progetto della scienza coatta. Ci sono tre autori che non sono qua presenti, perché a proposito di fuga dei cervelli, due di loro sono all'estero, sempre ad insegnare e a fare ricerca. Una è la donna, diciamo, dei tre, è architetta e lavora, mannaggia, ci dispiace tanto per lei, ma lavora tutti i giorni. e quindi quelli sono il gruppo di base. Oggi ci siamo io come rappresentante sciocca, diciamo, della Tavola Rotonda, e ora vi presento ovviamente la bella donna che è qui vicino a me. Questo è il nostro motto, che di per sé è abbastanza coatto, ce la dice lunga sul nostro approccio, diciamo. Oh, queste sono le varie paginette che potete andare a visitare. Nasce tutto su Facebook, si sviluppa anche su Instagram e abbiamo altri canali. Chi ci conosce sa che siamo famosi, siamo nati per i post sugli scienziati. Questi sono degli esempi di quelli che ovviamente che sono diventati cavalli di battaglia. Non so se qualcuno tra voi sarebbe interessato anche a diventare divulgatore scientifico, per esempio, è una carriera da non sottovalutare perché ci si può divertire parecchio. Oh, questo è un altro esempio, ovviamente. E uno dei miei preferiti è questo. Devo dire che questo spacca. Spacca parecchio. Oh, queste vedi, sono le altre pagine su cui siamo presenti, tra i quali c'è la pagina di Worth Wearing, che non so se qualcuno conosce, che è un sito dove si vendono anche gadget, comprese le magliette, e però per scopi, diciamo, appunto scientifici o benefici. E quindi vi invito a visitarli, perché questi sono alcuni dei nostri gadget, perché la divulgazione passa anche attraverso il vestiario e i gadget, perché no? L'ultima volta, quando ci siamo conosciute con la direttrice, che ringraziamo calorosamente, Tiziana Catarci del Dipartimento, che ci ha inviato poi qui, abbiamo realizzato quella grafica delle donne nella scienza, che insomma la dice lunga, per i più sessantottini vi ricorderà qualcosa. E queste, oh, queste sono le foto dei fan, insomma, che se acquistate magliette, gadget, mandateci poi la foto, magari con la mano a cucchiara o nella posa più coatta possibile, che ci fa molto piacere. E è uscito anche un libro, ve la faccio breve, vado avanti velocemente, è uscito un libro con alcuni post famosi, ma altri fatti apposta per il libro, per cui questi tre autori che vi dicevo prima, Letizia, Sandro e Paolo, hanno vinto un premio per gli autori under 35,
quindi no libri under 35, ma autori under 35, per la ricerca sulla divulgazione scientifica. Quindi si può far carriera, ci si può divertire anche in quest'ambito qui. Queste appunto sono le varie pagine, che però sono state tagliate, ma se voi cercate banalmente su Facebook o su Instagram La Scienza Coatta, siamo noi. Oh, non vi voglio anticipare niente, ma soprattutto, scusate, finalmente anticipo la nostra presenza. Un applauso sulla fiducia. Così. Perché dopo tutte queste chiacchiere, in realtà noi qua abbiamo sempre appunto la parte poi più artistica, che è rappresentata oggi e speriamo per le tante prossime volte da Michela Giraud. Ciao a tutti, sì. Buongiorno, fatelo. Allora, sarò breve perché molti di voi vogliono tornare alle loro Instagram stories, alla pizza con la mortadella, lo so, alle due, sarà molto molto breve. Io mi chiamo, sono proprio le 2:10, è così. Sono Michela Giraud, recito per La Scienza Coatta, che ringrazio per di avermi coinvolto, ringrazio anche la professoressa. Anche io sono laureata alla Sapienza con 110, ma in storia dell'arte, quindi sono proprio la persona ideale per rappresentare La Scienza Coatta. Sono anche diplomata al liceo classico, quindi questo mi rende davanti a voi l'anticristo, però comunque insomma anche tante persone sono diplomate al liceo classico, tra cui Matteo Salvini, e su questo andrei avanti. Insomma, sono un'attrice, una comica, molti di voi mi hanno visto in quei video che hanno fatto milioni di visualizzazioni. Two Girls One Cup, benissimo. Perfetto. Per chi invece giustamente si chiede, ma chi ti conosce, ma chi ti ha visto? Sicuramente c'è la voce di una hater, come dite voi giovani, mia madre, autrice di Scendi da quel palco cicciona, manuale per convincere tua figlia a laurearsi in ingegneria informatica, un volume che Umberto Eco ha recensito come imperdibile e poi è morto. E io insomma vi dico di iscrivervi a ingegneria informatica perché? Per due motivi essenziali. Il primo, mi sono laureata in lettere e vi dico che qui hanno la carta igienica nei bagni, ragazzi, ce l'hanno, e hanno anche il sapone nei bagni, e contemporaneamente, cioè non è un rapporto epicureo che o c'è l'uno o c'è l'altro, sono insieme. E posso affermarlo perché mi sono dato un pizzone in faccia, ero viva e ce l'hanno, follia. E poi perché insomma è importante che tante ragazze si iscrivano, perché i ragazzi di ingegneria hanno bisogno che qualcuno gli dica che sono bellissimi oltre alle loro madri. Detto questo, io insomma andrei subito al punto e sì. Sì, inizierei. Oggi parliamo, ovviamente abbiamo fatto dei post dedicati, insomma l'abbiamo selezionati, il latino. Il latino. Quindi so che voi lo sapete molto meglio dell'inglese, l'abbiamo pensato a voi perfettamente. No, abbiamo messo ovviamente, abbiamo selezionato le donne scienziate, donne soprattutto che si sono dedicate all'informatica, chiaramente, perché sì, è inutile che fate quelle facce miscredenti, ma tante donne erano tra le prime informatica, ma non vi anticipo niente. Quindi andiamo subito. È simpatica una classe dirigente del futuro, eh? Guarda come ride, forti. Vai. Comunque questa cosa che dal classico vengono le menti, ma anche, vabbè, lasciamo stare. Mattei è veramente deprimente. E si possono scegliete maschi intelligenti, se no comunque fate il corso dell'intelligenza artificiale, così potete anche recuperare la cosa se vostro marito non è all'altezza. Ma procediamo con la prima grande donna, che ha anche un grande nome e cognome, che se fosse vissuta adesso, e lo dico sempre, ma perché mi fa veramente caso, che fosse vissuta adesso con YouPorn avrebbe avuto anche altre carriere a disposizione, perché parliamo di Ada Lovelace. Allora, Ada Lovelace, nozzi o dei formattà. Sto ritratto, che è stato fatto mentre stava a Nar Lucca Comics, travestita da carrozza di Cenerentola, te raffigura lei, Ada Lovelace, che bada, in inglese vuol dire seduttrice, che oggi, ma nel 1815, se sta alla Vanermonno. Figlia di Sor Byron, se mi dice che non sai chi è perché non te sei reso conto che si te poi chiude a casa a giocare a Minecraft oppure Evolution Soccer per 2 settimane senza manco la fatta, che porco due quanto puzzi nerd che non sei altro, devi solo che ringraziare la zia Ada.
adona è tipo una super chiusina dei computer che ti ha scritto un algoritmo per generare una sequenza particolare dei numeretti e ti ha previsto l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Mo te dirai, vabbè, che cazzo ce l'ho? Ci stanno tanti programmatori informatici nel mondo, ma che c'ha di tanto particolare questa per finire nell'albo d'oro da coattanza della scienza? Te lo dimo subito. Che adona nostra ti ha chittato tutto sto ben di Dio nel 1843! Quando non solo non ci stavano i computer, ma un altro po' ci stava manco la corrente elettrica. Ma sto fascio dei neuroni 90, 60, 90, sa mis mondo cibernetica, se incantatrice dei numeri, se n'è fregata e con la sola imposizione del cervello è riuscita a diventare la prima programmatrice di computer al mondo. Ma provateci ancora a dire che vi schella in sopporto a programmare. Applauso. Adada, non a noi. L'applauso è analogico, ma si può ancora usare. Sì, non mi fa se battute, che io due cose so fare, se cose analogico e digitale non so che significa. Figurati, guarda, se ci arrivo io ho fatto il DAMS, quindi oggi è una giornata di coming out, cioè beni culturali, c'è il DAMS, ragazzi, è così. Si fanno anche queste scelte sbagliate, però la scienza coatta ci ha avvicinato alla scienza, quindi non è mai troppo tardi. Ah, ho una curiosità su Ada Lovelace. La madre simpaticamente, poi dice la motivazione per cui le donne si possono avvicinare alle facoltà scientifiche, la madre le ha visto che il papà è andato via quando lei aveva un anno, gli diceva: è tutta colpa tua che papà è andato via. E quindi lei da questo trauma, quindi possiamo sfruttare anche il trauma, si è messa lì e si è sfogata sui libri e sulla ricerca per superare, per far vedere che valeva qualcosa. Quindi, ragazzi, psichiatra e ricerca, mi raccomando. Per avere la motivazione. E un geniaccio, ovviamente, da una geniaccia passiamo a un altro. Sono altri tre testi, ragazzi, ce la potete fare prima di fiondarvi sulla pizza con la mortadella. Andiamo. Loro sono chiamate l'harem di Pickering, in realtà normalmente sarebbero state chiamate, questa è la versione un po' gossipara, diciamo, di questa cosa, perché in realtà loro si potevano, in origine erano chiamate le computer di Pickering, perché erano considerate dei computer, che quelli che facevano calcoli essenzialmente. Quindi però a noi ci piace la versione gossipara, quindi l'abbiamo chiamata l'harem di Pickering, per dargli quel tocco ed un eccoci. Po' pizzicoso. Da Fabrizio Corona. Esatto. Altra mente eccelsa, ricordiamo. Allora, l'harem di Pickering, lo squadrone che te fa vedere le stelle. Immaginati di essere del 1920 e ti dicono che l'osservatorio di Harvard ci stanno un bel po' di computer. Nel 1920, tu ci credi? E ci devi da credere che sì, però bada che non so come li computer che pensi te. Sti computer respiravano e sapevano pure cucinare. Eh sì, perché ste macchine calcolatrici erano niente popò de meno che una quindicina di donne che la mattina, ma sempre dopo aver fatto piaria a stanza, si mettevano a fare i conti. Sta pensata ce l'aveva avuta Pickering, direttore dell'osservatorio, che si ritrovava una fracca dei dati presi da nuovi telescopi e ci voleva capire di più. Ma quelli che lavoravano con lui non è che facessero ste magie. E infatti pare che gli avesse detto: ah, oh, ste cose le fa meglio quella che mi spiccia a casa, però. E ci aveva ragione, perché Williamina Fleming, la governante sua, era proprio che una spada, senza né A né B, t'ha scoperto una classe di stelle 9 e nane bianche. E n'era l'unica. C'erano pure Antonia Mauri, Anne J. Cannon, che si sono inventate la classificazione stellare che usiamo pure mo. E come dimenticasse Ernietta Swan-Leavitt, te era dimenticata, che studiò le stelle variabili da Nube de Magellano, che sono state utilissime a Hubble, quello del telescopio, che per la cronaca era misogino come pochi, per formulare la legge d'espansione dell'universo. Loro, insieme ad altre donne che lavoravano all'osservatorio, formavano quel gruppo intitolato l'Harem de Pickering, giusto perché c'era poca disparità tra uomini e donne e tanto voleva sottolinearla un altro po'. E indovina? Venivano pagate meno dell'impiegato e non potevano pubblicare studi a proprio nome, né essere candidate al Nobel a insegnare. E allora, a gloria che se merita, se permettete, gli adamo noi. Tra l'altro anche qua, visto che non ho fatto il danzo, ma insomma un po' di curiosità ce l'ho pure io, sono andata a vedere che nonostante abbiano scoperto appunto classificazione eccetera, non potevano proprio toccare fisicamente un telescopio perché era proibito per le donne. Come oggi. Come... No, non scherzo. Oggi, diciamo, sì.
te lo dicono in altro modo, tocca sto telescopio, ma questo vabbè, andiamo avanti. No, non si può, non c'è concesso, siamo in fascia protetta, siamo in fascia protetta. Ce la dovevo mettere. Ci sono dei minorenni, ci sono dei minorenni. Io per esempio sono coetanea delle ragazze qui in prima fila. Quanti anni avete? Come me. Uguale, stessa età. Andiamo. Quindi, ahimè, erano pagate meno, questa è la verità, erano più brave ma erano pagate meno. Vi ricorda qualcosa di attuale? Sì, è così, è ancora così. Perfetto. Andiamo avanti, questa ragazzi, anche ai ragazzi maschi piacerà parecchio, siete pronti? Tenete la bava a posto. Perfetto anello di congiunzione tra la beltà e il cervello. E scopriamo subito chi è Heidi. Allora, qua, dato che io sono, mi avete discriminato in quanto lavorate in lettere, mi avete scritto di dire Heidi. Ok, quindi con Heidi tre H, con tre scritto. H. Heidi Lamar. So figa, so bella, so scienziata che te sbiella. Heidi la fata Lamar. Rifatevi l'occhio su sto pezzo di figa mora, intitolata Heidi Lamar, una sellerona austriaca che sfondò Hollywood con sto bel faccino. Mo sicuro, se ancora non stai sbavate, starà a chiedere che cosa ha fatto sta gnocca. Questa era una che il cinema non gli abbastava, si annoiava e quando scoppiò la guerra voleva aiutare gli alleati, tipo qua la coatta dei bastardi senza gloria. Se chiusi a cercare un sistema per evitare che le frequenze radio nemiche potessero deviare i siluri facendogli mancare il bersaglio e ci riuscì davanti a un pianoforte aiutata da suo compositore, George Antel. Ogni tasto te produceva un segnale a una certa frequenza e solo seguendo un codice specifico era possibile controllarsi un rotto. Sto brevetto, chiamato FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum, All'inizio non passò perché Heidi Spaccaculi stava troppo avanti con la tecnologia e l'esercito, di tutta risposta, gli disse che se voleva aiutarsi ai sordacci per finanziare la guerra, doveva continuare a fare la diva. Ben bacio, te raccolgo $25,000. In una sera d'alzato 7 milioni, così. Roba che dietro sto corpo da favola se nasconde una capoccia che t'ha posto le basi nel settore delle telecomunicazioni, tipo il GPS, il Bluetooth e il Wi-Fi, che se stai a leggere sto post significa che il mondo ha capito che ne era buona solo a dattere i bacetti. E comunque questa foto non ti rende giustizia. Un applauso ad Heidi. Michela e Heidi. Sottolineiamo anche che Ebrea, che di questi tempi, signora mia, non fa mai male perché sta prendendo una brutta piega un po' dappertutto. Anche io sono di Roma Nord, però nessuno mi discrimina per nel dire. Mondo magari era pure laziale, che ne sai? Come? Potrebbe essere che era pure laziale. Questo non va c'aveva detto però, io già sto male per ieri sera, quindi lasciamo perdere. Insomma. A proposito di coattanza, questa è la storia. Andiamo più ai giorni nostri? Questa pure è un bellissimo personaggio, però vi dico subito la cosa che mi ha fatto riderissimo è che lei, appunto, parliamo di donne nella scienza, parliamo di donne che hanno segnato il loro tempo, e lei però nel 69 riceve il premio Computer Science Man of the Year, per farvi capire che come stiamo messi a livello di femminismo, ed eccola qua. Come quando sono arrivata e mi hanno detto, e tu sei l'attore, ho fatto sì, sono proprio io, sono l'attore, sono... Eccomi qua, allora... Eh sì, ve l'abbiamo detto che siamo coatti, quindi... eccolo qua. Sì. E parliamo di Grace Hopper. Ok, sempre con la pronuncia che avete scritto, mi stimano. Sono una figa, sono una dura, so per la matematica pura. Come facevi allora a sapere così tante cose di computer? Ne sapevo mica, era il primo. Grace Hopper per davvero rispondendo a David Letterman nel suo show. Lo sapete chi è David Letterman? Bene. Allora, benissimo. Il 9 dicembre ricordiamo con infiniti cuori Grace Le Stringhe sul mio pane quotidiano Hopper, un altro pezzo di donna che ti ha svoltata programmazione informatica. Già da pischelletta, grazietta nostra, c'aveva una passione per le materie scientifiche. Invece di giocare che Polly Pocket si divertiva a smontare e sveglie. Sì, quella che te fa sbadonnare di mattina. Per capire come funzionavano. Il vero amore di Graziella, che intanto era diventata una pischella, era la matematica. E allora dagli questi numeri, dagli a studiare. Nel 34 si avvia il dottorato di ricerca in matematica, la prima donna a farlo in tutta la Yale University. Poi sbadabà, sbadabim bombò, scoppia la seconda guerra mondiale, proprio così. Quando il gioco si fa duro, e dure iniziano a giocare.
Graziona, che intanto era diventata una sellerona, piscia al college, entra nella Marina Militare degli USA e si mette a lavorare come programmatrice o sviluppo di Harvard Mark I, il primo calcolatore digitale automatico della storia. Continuò a sbiellare nel campo dei computer. Nel 52 sviluppò il primo compilatore, un programma che ti semplificava tutti quei codici lunghi per fare qualsiasi pezzo di software, e dopo, non contenta, si inventò anche il COBOL, il primo linguaggio tera-tera per scrivere programmi gestionali. Airbag? Tu ricordi il bel non bug? Al capodanno 99-2000, se stavamo tutti a caga sotto. Non so se erano nati. No, non... forse concepiti. Al capodanno nel 99-2000, se stavamo tutti a caga sotto, non erano le lenticchie, no? Per sto difetto informatico. E si chiama bug, facciolo, perché te lo dice l'ammiraglio Hopper, che un giorno, infatti, la macchina su cui stava a lavorare non funzionava. Una falena si era andata a ficcare tra i contatti di uno dei migliaia di relays del sistema. E Furme Darglay spia la farfallina morta, la appiccica sul quadernino suo e ci scrive: è il primo bug trovato, ma va a morire ammozzato. Bravissimi. E siamo quasi alla fine. Eh sì, perché c'è adesso ovviamente c'è un salto temporale, nel senso che questa che vi andiamo a presentare è nata 2 anni dopo di me, quindi è giovanissima, no giovane, è giovanissima. Ma che merda. Quanti anni ci avrà? Tu ci avrai. Ce l'avrà una diciottina. Tu hai gli anni che hai, insomma. Esatto. Anch'io gli anni che ho. Vabbè, tanto non c'è niente da nascondere, sono sulla soglia dai 40, ma portati da Dio. E sì, me lo dico da sola. Comunque. Ragazzi, ditegli qualcosa. Fate l'applauso, cioè. Oh, stavo andando. Dai. Grazie. Sta arrivando il momento dei carboidrati, è vicinissimo. Si può conciliare l'età, pensate, gli studi, avere delle relazioni, avere 2 figli, nonostante siano tutti e 2 maschi. E addirittura interessarsi di scienza e di guattaggine, quindi state donne in sala, state tranquilli, si può riuscire a fare tutto. E si può anche non avere figli e mariti, pensate. Non lo dire a voce troppo alta, folli. Che dessi tempi te danno fuoco, dai. Non esageriamo. Per dire cose fantascientifiche, si può anche stare da sole nella vita. Ma andiamo a vedere lei, che è stata assunta da un'azienda che conoscete tutti benissimo, sia maschi che femmine, per delle buonissime ragioni. Dove è andata a finire? A mangiare. Niente, ve la faccio vedere poi, non so perché è andata via la sua fotina, ma è anche una bellissima ragazza che fa free climbing. Allora, Parisa Tabrix, H come hacker. Adoro la tecnologia, ma passo una cifra di tempo lontano dai computer. Parisa, per davvero. Per dirla tutta, nata nel 1983, si laurea con Massimo De Livodi all'Università dell'Illinois. Lì scopre una passione per i protocolli di sicurezza delle reti e della protezione della privacy, perché a noi ci piace farceli tutti, a noi ci piace farceli fatti di tutti e chiacchierà. Appena laureata, vi è assunta da niente poco di meno che Google. Sì, hai capito bene, ma non l'hanno piata per fare segretaria, non le toglie le segretarie, Però, nella mente di molti, una donna dentro un ufficio pare che può solo fare la segretaria. Ma per fare l'hacker, vuol dire, ve trovo le falle nella sicurezza e ve le risolvo io. E spiega all'altri come fa a sistemare il problema. F4, Basiti. È stata pure consulente da Casa Bianca per migliorare la sicurezza informatica del Mr. President, altro che la piattaforma Rousseau. Diciamo che sti lavori gli sono venuti particolarmente bene e mo è il capo della sicurezza di Google. Siccome non è coatta de più, non si fa a chiamare capo ingegnere senior or manager, no, e il titolo suo ufficiale è Princess Security. Parisa sta nella lista dei Forbes degli giovani coatti in informatica. E vedi un po'. Tanto, quindi, potremmo dire che se stai a navigare su Google con tranquillità, devi ringraziare la nostra bebe, la nostra Brower Boss, skilladissima pure a fare fotografie, arrampicata in montagna e a far gelato, le casette dei panze zenzero, il vetro soffiato, mentre te al massimo sei scorciatoio della tastiera e c'hai il password col nome del gatto. Dai, Parisa. È finita, ragazzi. Per inciso, cioè, padre iraniano, madre polacca, la faccia di Trump, lo vogliamo dire, ma diciamolo, perché, esatto, vai a chiudere i confini, caro, se ti conviene. Chiudiamo i porti, apriamo i porti. Apriamo muri, i porti, cos'è? Non le gambe, come hanno detto a una famosa cantante da poco, apriamo le menti, apriamo i dipartimenti,
ti ho fatto il collegamento con la giornata attuale. E vi ricordo che comunque, così per inciso, domani è l'8 marzo, giusto per ricordarlo, ci sono delle piccole manifestazioncine in giro. Sì, sono le caramelle al limone che ci danno, hai visto? Ci danno le caramelle sì, al limone? Sì, se prendi il treno, Trenitalia, ti danno le caramelle al limone, hai visto? Vedi, la fortuna di nascere donna. Meglio che il calcio sui denti, ragazzi, fate l'operazione così avete le caramelle anche voi. Quindi, mi raccomando. Ma quando uno è fortunato, chi è? Michela, ti chiedo il favore, facciamoci, e giuro poi abbiamo finito, ringraziamo ancora il Dipartimento Tiziana Catarci di averci invitato, okay. Andate a visitare le pagine dedicate alla scienza, alla divulgazione scientifica, ovviamente, soprattutto in questo caso per le vostre compagne donne. Ci facciamo un selfie con la mano sì, con la mano a cucchiara, dai ragazzi. Va sempre bene, potete dire Diag, per esempio. Vai, vai, vieni qua, Robè. Uno, brave. Due, tre, mano a cucchiara. Vieni, Robè. Lei col vestito, soprattutto, deve stare con la mano a cucchiara. È entrato mo. Fa niente. Anche con due mani. Non faccia così. Più niente, che vuoi fare adesso? È finito tutto. Vi vogliamo vedere così, con la mano a cucchiara. Così, mano a cucchiara. Ah, non mi posso abbassare. Professoressa, mano a cucchiara, sennò. Esatto. Uno, due, tre. Vari selfie. Vai. Con mano a cucchiara. E grazie. Ciao. Buona giornata.